L'esempio inizia con una tipica frase blues, ma con un largo utilizzo delle corde a vuoto, un'altra delle caratteristiche di Jerry Reed. Se dovessi suonare la stessa frase senza le corde a vuoto, suonerebbe così. Quindi non avrebbe lo stesso effetto di quando utilizzo le corde a vuoto. Lasciar risuonare il più possibile le corde per ottenere il classico effetto dell'harp style. Nelle battute successive di mi settima, la prima cosa da notare è la suddivisione ritmica. Quindi avrò 3, 3, 3, 3 fino ad arrivare alla frase finale che mi riporta al mi settima iniziale. Quindi avrò 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. La mano destra suona con pollice, indice e queste due dita sui double stop dell'accordo. Quindi sulla ultima frase a note singole userò pollice e indice. In questo esempio, sempre in mi settima, ci sono diverse cose interessanti. L'uso delle corde a vuoto, l'utilizzo della tecnica dei rolls nelle prime due battute, le triadi nella terza e quarta battuta e i double stop sempre nella terza e quarta battuta. Nelle prime battute dobbiamo fare attenzione alle corde a vuoto che devono continuare a risuonare insieme. Quindi quando suonerò il mi, passerò alla terza corda glissato dal Si al Do diesis al Mi cantino. Queste tre corde continuano a risuonare in questa maniera, per poi passare col mignolo al Sol con un glissato da Sol a Sol diesis, quindi terza minore, terza maggiore, per andare al Mi cantino, e le altre due dita, anulare e indice, formeranno questa posizione del Mi settima. Si, Re, Sol e Mi cantino a vuoto. Quindi avrò Telecaster, Jerry Reed utilizza spesso una chitarra con corde in nylon, specialmente la sua Baldwin, che ha caratterizzato il sound di molti dei suoi brani più importanti. L'esempio è in Re settima e notiamo subito nella prima battuta il basso alternato e le note guida, la terza e la settima di Re settima, quindi il basso alternato sulle due note a vuoto e Do e Fa diesis, che sono la settima e la terza, prese da sotto con un glissato, quindi avrò questo. Col basso alternato molto accentato e molto funky, quindi
e posso anche liberarlo, quindi non stoppato ma staccato, quindi con la mano sinistra. Nella battuta successiva ho un esempio simile alla ritmica di The Claw, cioè 3-3-2, gli ottavi accentati con questa suddivisione, su un Re basso, Re settima basso La, quindi questo, un Sol basso Si e un piccolo passaggio sul Do che mi riporta a Re, quindi avrò 3, 3 e 2, suonato con queste tre dita, quindi... Nella terza battuta ho un Re che diventa un Re settima e quindi avrò questo col basso alternato sempre sulle due corde a vuoto. Sempre con questa sonorità staccata tipica del funky, per passare a questa posizione classica del Re settima che abbiamo già visto. Quindi avrò queste note, la settima, il Fa diesis e il Mi, suonate con queste tre dita, quindi terza corda, seconda corda e prima corda, e il pollice che suonerà il La, il Do e il Si, quindi avrò... Volendo posso suonare anche tutto con queste tre dita, quindi... Poi ho il glissato dal Fa al Fa diesis, quindi terza minore, terza maggiore dell'accordo, sempre per dare quel sapore blues. Utilizzato spesso in passato la Telecaster accordata in drop D, non solo nel fingerstyle ma anche suonando rock o blues o con lo slide, perché si ottiene un suono davvero gigantesco e tipicamente Telecaster. È divertentissimo da suonare. Questo esempio è in Re settima e ho utilizzato pollice e indice sulle prime due note, quindi Re e Re, e ho approcciato da sotto le note guida dell'accordo, quindi Fa diesis e Do, che sono la terza e la settima, vengono prese da sotto, quindi ho questo. Anche qui ho Do e Fa diesis prese da sotto. È il tipico sound alla Jerry Reed, molto funky e molto particolare, che potete sviluppare su un blues intero. In questo caso abbiamo solo due battute di Re settima. Nella seconda battuta ho la stessa cosa per la prima metà della battuta e gli ultimi quattro ottavi vengono suonati in questa maniera, oppure pollice medio e indice, e scendo col pollice sul Do e poi suonarlo ancora con l'indice, il Re, oppure ribatto la nota con l'indice. Nel vastissimo repertorio di brani scritti da Jerry Reed, strumentali e cantati, troviamo spesso delle linee di basso davvero interessanti, intriganti, intricate e non facili da suonare. Ho pensato quindi di scrivere un breve esercizio di quattro battute per introdurvi anche questo argomento. Thank you.
questo caso abbiamo una linea di bassi molto semplice che si muove chiaramente attraverso la progressione armonica degli accordi. Quindi avremo nella prima battuta Mi e Sol diesis, che è la terza, che si muove verso il La. Nella seconda metà della battuta avremo il La diesis diminuito, quindi con la fondamentale al basso, per andare a un Si che è la quinta dell'accordo di Mi. Quindi avremo un Mi basso Si, che va sul sesto grado, che è una dominante secondaria, in questo caso Do diesis settima, che scende a Fa diesis settima sul secondo grado, col Fa diesis al basso, e per saltare alla dominante Si, dove ho questi quattro ottavi che mi riportano all'inizio. La melodia invece si muove sugli accordi e avrò Mi settima, ancora sulla seconda parte della battuta, un glissato sulla terza del La, la nota La, la settima minore del La e la corda vuoto Mi, quindi tutte note dell'accordo di La settima. Il La diesis, con due note dell'accordo diminuito. Ancora la terza minore sulla terza maggiore con una legatura sull'accordo sulla terza battuta. Sul Do diesis settima avrò questo. E il Fa diesis settima lo suonerò col pollice. D'accordo, la terza, la quinta, la settima e il Si che anticipa l'accordo successivo di Si settima, quindi questo Si continuerà a suonare. E lo fermerò l'ultimo quarto, sull'ultimo quarto.